Con la cerimonia di chiusura degli alunni della scuola di bandiera Luigi Santoriello termina quindi l'anno di preparazione dei piccoli sbandieratori cavensi. Dopo l'arrivo in Largo Garibaldi, i ragazzi della scuola di bandiera si sono esibiti. La cerimonia ha preso il via dopo i saluti del presidente dell'ente sbandieratori cavensi, Felice Sorrentino, e del presidente dei giovani sbandieratori dell'Università della Cava. Al termine della cerimonia si è proseguiti alla consegna degli attestati di benemerenza a tutti gli allievi della scuola di bandiera Luigi Santoriello dell'anno 2015-2016. Ma com'è nata la scuola di bandiera? Durante uno dei tanti allenamenti degli sbandieratori cavensi, un gruppo di ragazzi seduti a terra e a guardare, quasi incantati, le mille evoluzioni della bandiera. E da qui allora i dirigenti decisero nel 1988 di creare una vera e propria scuola di bandiera. Luigi Santoriello è stata fondata nel 1988 e la stiamo tramandando da generazione a generazione, cercando di portare dei bambini nell'associazione onde evitare che si possano disperdere diciamo, in alcuni ambienti un poco non molto genuini. Non abbiamo un grande contributo dalle istituzioni perché ci abbandonano quasi tutti. La nostra difficoltà è nel reperire dei fondi per portare avanti un discorso più, diciamo, tecnico. A livello pratico, come bandiere, come cose, noi siamo a posto. Abbiamo partecipato in circa una quindicina, 16 campionati a livello nazionale, tra cui abbiamo vinto parecchie classifiche nei singoli, nella coppia, nella piccola e nella grande squadra. L'ente sbandieratori cavensi chiede maggiore impegno da parte delle istituzioni per far sì che i giovani ragazzi che vogliono cimentarsi nelle associazioni storico-folcloristiche riescano ad allenarsi per le manifestazioni che si terranno durante tutto l'anno. Io mi occupo della scuola di bandiera già da un po' d'anni e ogni anno abbiamo difficoltà proprio con le strutture, non tanto per gli sbandieratori ma soprattutto per i musici, perché chiaramente l'allenamento dei musici comporta dei rumori e quindi voglio dire abbiamo bisogno di una struttura idonea dove poter andare a portare questi bambini per farli suonare. Quindi questo chiediamo all'amministrazione di starci vicino in questo senso e quindi di fare qualcosa per individuare qualche struttura idonea per poter poi fare allenamento a questi bambini.